il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. I giovani del Sud Milano e 15 sindaci del territorio al centro della celebrazione della giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia. 1055 i nomi scanditi dai ragazzi delle scuole di Trezzano, Corsico e degli altri comuni. All'evento erano presenti anche gli esponenti di Avviso Pubblico, Una Casa Anche per Te, Città Metropolitana di Milano e l'Associazione Libera contro le Mafie. Oggi è una giornata bellissima, questa piazza così piena di gente, bambine e bambine, ragazze e ragazzi, comuni del territorio, associazioni, cittadine e cittadine. A nome di Avviso Pubblico e del Comune di Trezzano sul Naviglio ringrazio ognuno di voi per essere qui. Siamo qui tutti insieme per ricordare le vittime innocenti di mafia. Nella giornata nazionale della memoria e dell'impegno siamo arrivati alla 27esima edizione di questa importante ricorrenza, promossa proprio da Libera e ad Avviso Pubblico molti anni fa e diventata giornata nazionale dal 2017 grazie ovviamente all'approvazione del Parlamento. Se da una parte è un territorio con la presenza della criminalità organizzata, dall'altro è un territorio che in questi anni ha saputo far crescere una forza chiara che si oppone alla criminalità organizzata e che fa percorsi di giustizia sociale per tutti. Ne è stato uno degli esempi la manifestazione che lo scorso 5 luglio insieme ad Avviso Pubblico, a tanti sindaci, abbiamo fatto a Buccinasco, sfilando per le vie di Buccinasco, cioè la presenza di tanto mondo dell'associazionismo e delle istituzioni che hanno scelto da che parte stare, che non discutono più su da che parte stare, e questa è una ricchezza di questo territorio. E quando si parla di una sfida decisiva come quella del PNRR, c'è la necessità veramente di mettere in campo tutte quelle risorse, quegli strumenti atti a contrastare su una torta così ricca, perché noi non abbiamo mai visto come amministrazioni pubbliche tutti questi soldi tutti insieme con questi tempi, no? E anche con questo quadro normativo c'è la necessità di mettere in campo tutti gli anticorpi atti a scongiurare che questa opportunità così grande per il Paese possa disperdersi per gli interessi di questa gentaglia.